Salve a tutti, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con il mio nuovo programma Punti di Vista da lunedì 6 giugno, ogni lunedì alle 23, in diretta su GoTV canale 68. Parleremo di tanti argomenti, avremo tantissimi ospiti e avrete la possibilità di interagire con noi. Tutto questo da lunedì 6 giugno alle ore 23 su GoTV. Vi aspetto. Punti di Vista con Kevin Dellino, lunedì 6 giugno alle ore 23 su GoTV canale 68. Questo programma è offerto da Chiossone Luxury Watches, dove il lusso del tempo incontra i tuoi sogni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Le farine magiche, quelle che profumano di grano. Buonasera, buonasera a tutti cari amici di GoTV e benvenuti, finalmente possiamo dirlo, alla prima puntata di Punti di Vista, questa nuova trasmissione televisiva che da questo momento parte ufficialmente in diretta dagli studi di GoTV, dallo studio 1 precisamente, e che ha l'unico obiettivo quello di passare un'ora e mezza spensierata in compagnia di tanti ospiti. Ognuno di esso ci porterà la sua storia, il suo racconto, parleremo di tanti argomenti e cercheremo di arrivare laddove magari non arrivano gli altri, semplicemente perché abbiamo voglia di stare con voi. Io non vi faccio vedere come sto tremando in questo momento perché sto per presentarvi il primo ospite, colui che ha il grande piacere, io ho il grande piacere, il grande onore di averlo come padrino. È arrivato il momento di presentarvelo. Tra pochi secondi con me, in diretta, per voi ci sarà lui! È una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. Dopo qualche esperienza nella carta stampata, Emilio Fede, all'inizio degli anni 60, è entrato in Rai e dopo 8 anni come inviato speciale dall'Africa, ha condotto il TG1 dal 1976 al 1981, quando ne è diventato direttore. Nel 1989 ha lasciato la TV pubblica per entrare in Fininvest, dapprima come direttore di studio aperto, poi alla guida del TG4 dal 1992 al 2012, ma nonostante tutto ha continuato a mantenere un dignitoso ruolo nell'azienda di Berlusconi, conducendo trattative per la direzione di 2 nuovi programmi di approfondimento. Ha avuto una vita felice accanto a Diana De Feo per quasi 50 anni, dalla quale ha avuto 2 figlie. Questa sera è qui con noi e per voi telespettatori una delle più grandi colonne della TV italiana. Accogliamo a Punti di Vista Emilio Fede! Ho suonato e veramente ho riempito, chissà quante vicende sono passate nella mia vita. Grazie, grazie, grazie. Emozionato, perché c'è sempre il momento dell'emozione. Ho passato una vita in televisione, però stasera quando aspettavo di essere presentato il cuoricino faceva tic tic. Direttore, io non ne nascondo che io in questo momento sto tremando perché è un grande onore per me, davvero il fatto che lei abbia accettato il nostro invito e sia qui è per me sinonimo soprattutto di grande umiltà. Io la ringrazio davvero a nome di tutta la mia squadra di collaboratori, davvero. Alla squadra dei tuoi collaboratori io faccio un applauso e noi sincero. Lo dedichiamo a lei, dai, anche se è un po' antiestetico perché non abbiamo il pubblico, noi glielo facciamo lo stesso. Ce lo facciamo, direttore. Il pubblico c'è, non è vero, il pubblico c'è direttamente o indirettamente, tutto passa, ritorna, si capisce. Io guarda, da aver scalato la vetta del Monte Bianco ad essere stato nelle zone di guerra più impervie, catturato, bastonato, ferito, è fatto soprattutto tanti anni in Africa contro il razzismo.
lo Sud Africa era oggi grande paese di civiltà, all'epoca mia di inviato di guerra. Tra l'altro io ho avuto il primo incarico dalla RAI che recitava inviato itinerante, e difatti ho itinerato tutto, non mi sono mai fermato. Questo, ho sempre amato gli altri, ma soprattutto ho amato la verità. Non ho cercato sguardi strani, o quando li vedi con fuochi d'artificio che si devono come benvenuto. È il bello anche della diretta. Direttore, tra l'altro io ho un bellissimo ricordo della prima volta che l'ho vista in televisione, ero un bambino, e c'era mio zio che era partito per la missione in Somalia, e quindi mio nonno tutte le sere ci faceva seguire il TG4 perché lei ci informava su quello che accadeva. Quindi lei per noi era veramente un pioniere, un messaggio di speranza, il collegamento che mancava proprio con i nostri cari, che all'epoca erano soggetti comunque anche a grandi rischi. Parli della Somalia? Sì. Somalia, Siad Barre, che è stato un grande capo della Somalia, che tra l'altro ha studiato la scuola militare di Firenze. Siad Barre era un mio grande amico, e d'altra parte tutta l'Africa, io l'ho girata tutta integralmente. E la Somalia in particolare, Mogadiscio era una città del sud prima che scoppiassero le guerre e tutto quanto quello che è scoppiato. Pensa che ho ritrovato pochi giorni fa una foto straordinaria con Pierpaolo Pasolini. Io ero in Somalia, ero a Mogadiscio, mi avvertono che c'è questo signore che si chiama Pierpaolo Pasolini che non può entrare perché non ha i permessi. Chiamo la segreteria del presidente di Siad Barre e dico: scusa, è un amico, posso? Dice: Emilio, tu puoi andare? Vado a riceverlo io. Sono andato in aeroporto e ho ritrovato la foto, io e Pasolini, seduti. Beh, in un'intervista storica, perché non ci sono, la sua storia è terribile, è tragica, non voglio entrare nel merito della sua vicenda, ma uomo straordinario. E mi sono ritrovato pochi giorni fa, io faccio Instagram a mie spese, non chiedo niente a nessuno, ho fondato una fondazione per assistere il personale medico e paramedico, cioè sono quelle che fanno, aiutano il medico, che sono quelle che fanno una parte veramente importante di togliere i graffi della vita e carezzarti il volto e ti fanno sorridere. A me è successo di essere salvato da una di queste. Siad Barre, ex maresciallo dei Carabinieri, la scuola dei Carabinieri di Firenze. Mio padre ha vissuto l'Africa, è stato decorato, era brigadiere dei Carabinieri, decorato di medaglia di bronzo al valor militare per aver salvato 14 Carabinieri sull'Ambalagi. L'Ambalagi è la montagna magica, io lo chiamo, no? Alta 5.000 metri, no? Io la guardavo tante volte e poi l'ho percorsa. Quando sono andato a trovare l'imperatore Haile Selassie, che mi ha ospitato al Gebi. L'Africa è magica. Questo ricordo che tu hai di Mogadiscio è tre volte magico, perché era una cittadina, quasi una cittadina del sud, poi gli spari, gli agguati, le vittime. L'Africa è una magia totale. Ha raccontato veramente la storia dell'ultimo ventennio a noi che all'epoca eravamo bambini e oggi abbiamo tutto questo ricordo tramite i suoi racconti, direttore. Veramente è lodevole questo, va oltre il giornalismo, credo. Guarda, io, se avete un anno di tempo, poi vi racconto le mie vicende giornalistiche da inviato. Se parliamo dell'Africa, vi riporto un episodio. Tra l'altro, in questi giorni, o proprio ieri, ho letto una cosa terribile, che la tomba di Alfredino Rampi, ricordate il ragazzo caduto, precipitato, che ho fatto una telecronaca seguita da oltre 20 milioni di persone. Ho raccontato tutta questa storia di questo bambino terrificante, tirato a lungo, con milioni di persone, in un silenzio totale, perché tutte le persone che c'erano attorno, l'illuminazione era solo quella delle cose dei pompieri, le luci e il mormorio delle preghiere. È stato un momento in cui
io stavo per sospendere, perché il direttore generale dell'ora, il leader, io ho detto: Emilio, stai bloccando tutte le reti, non puoi, ma io come faccio a interrompere proprio in questo momento? E in quel momento mi chiama il segretario generale del Quirinale, Maccanico, e mi dice: Emilio, non chiudere, perché il presidente ha avuto buone notizie e sta arrivando lì. È stato un momento di gioia. Le preghiere si sono confuse con gli applausi, la gente sembrava un mondo incredibile. Pertini è arrivato sul posto, purtroppo Alfredino Rampi non ce l'ha fatta, era rimasto aggrappato lì alla vita a 50 metri di profondità, si era calato, avevano trovato per farlo passare, che tanto era piccolo, uno dei lavoratori dal circo equestre, ma che l'aveva raggiunto. E proprio l'aveva raggiunto il mormorio, le preghiere, l'applauso, perché lui l'aveva preso per una mano, l'ho preso, un attimo di silenzio, l'ho perso, perché il fango bagnato è melma, sì. Melma che scivola, e la voce di Alfredino si è spenta in un grido: muoio, ed è finito lì Alfredino, a ricordare come la vita... Veramente un minutino, diceva una grande regista. Ho seguito tutto, Pertini è arrivato, era molto amareggiato, certamente c'erano 20 milioni o anche più di persone che hanno seguito quella vicenda. La cronaca, sì. La cronaca è la vita. La vera. È inutile impacchettarsi lì, sono belline, carine, brave le giornaliste. Ho avuto giornaliste nella guerra dell'Iraq, l'ho fatta tutta anche quella, ma invece... Io ho insegnato ai miei colleghi, molti sono bravi, che il modo più semplice di presentare una vicenda è quello di raccontarla come fosse lì, tu, non prepararsi, mettersi la cravatta o le collanine o i vestiti di cartapesta. L'Africa mi ha insegnato tante cose, soprattutto l'umanità, che va rispettata. L'Italia mi ha insegnato l'invidia, per carità di Dio. Me ne hanno fatte di tutti i colori. Però, direttore, io sono sicuro che il pubblico ancora l'adora, la stima, e saranno felicissimi di rivederla questa sera sul nostro canale. Questo ne sono certo. Ne sono più che convinto. Guardi, noi abbiamo a disposizione 90 minuti. Quindi tra pochissimo, dal rientro dalla pubblicità, affronteremo due argomenti, di cui uno molto interessante, dove avrò fortemente bisogno della sua professionalità, perché abbiamo da raccontare la storia di una ragazza che cerca in tutti i modi di riscattarsi e riconquistare il valore della vita. Mi farebbe davvero piacere sentire la sua opinione e anche quella di voi amici a casa. Tra pochissimo ci saranno anche dei contatti dove potrete eventualmente scrivere i vostri pensieri. Ci rivediamo tra pochi minuti con il grande direttore Emilio Fede in diretta qui a Punti di Vista. State con noi. Da Chiossone Luxury Watches scegli l'orologio dei tuoi sogni. Troverai la massima qualità, affidabilità e il giusto prezzo. Orologi delle migliori marche e modelli. 35.000 orologi venduti, 14.000 clienti serviti in 15 anni di attività. 24 mesi di garanzia rinnovabile, pagamenti rateali, consegna gratuita in tutta Italia, garanzia soddisfatti o rimborsati. Visita il sito www.chlw.it e scopri tutti i nostri prodotti. Chiossone Luxury Watches, dove il lusso del tempo incontra i tuoi sogni. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Questa qua. Ma che profumo queste farine! Sanno di grano, di pane fresco. Quasi quasi sono buone anche da assaggiare così. Con queste farine posso fare qualsiasi cosa e uscirà una vera e propria bontà. Le farine magiche. Quelle che profumano di grano. Eccoci tornati nuovamente a Punti di Vista e come promesso con me c'è ancora il nostro direttore Emilio Fede. Grazie ancora direttore per essere con noi. Grazie per avermi invitato, sto gustando la qualità tecnica di questo studio, la bravura, i tecnici sono straordinari. E io le dico che loro sono già tutti innamorati di lei, direttore, quindi siamo veramente... Io innamorato di questa professione e soprattutto le persone come queste sono... indispensabili, fa il regista, suggerisce, parla, va di là, mette la luce, sposta la persona, complimenti. E siamo solo alla prima puntata, cari amici, figuratevi, tra due settimane sicuramente saremo su tutti i giornali, ne sono certo. Voglio presentare, direttore, i nostri ospiti, i nostri opinionisti. Partirei subito da Fabrizio Maria Barbuto, giornalista di Libero, Novella 2000. Buonasera Fabrizio. Buonasera. Daniele Bartocci, ciao. Salve, Daniele. Salve a tutti. Anche lui giornalista, personaggio pubblico, un figone direi, Daniele, complimenti. E poi in collegamento da Roma, Roselin Mirialachi, opinionista televisiva, grande volto. Ciao Roselin, benvenuta. Poi. Grazie. E poi con noi c'è la protagonista di questo talk che si chiama Elena Sommaruga. Buonasera. Buonasera. Buonasera Elena. Allora, io ti presento ai nostri telespettatori perché tu sarai protagonista, come dicevo già prima, al nostro direttore di un momento che è particolarmente toccante, oserei dire. Vorrei partire, grazie all'ausilio del nostro regista Giovanni, da un titolo di un giornale che vorrei mostrare ai nostri opinionisti per iniziare questo talk. Tratto dal quotidiano Avvenire, direttore, parliamo di una storia: non potete lasciarci morire d'anoressia, che si può combattere. E in titolo c'è anche la foto di Elena nel letto dell'ospedale. Ecco Elena, partiamo da qui. Cosa è successo? Era il 2020 e avevo una visita nutrizionale perché soffrivo di anoressia già da 6 anni. E mio padre mi disse: vieni a fare questa visita nutrizionale, vediamo come stai, non ti succederà niente, non ti portiamo da nessuna parte. Siamo andati all'ospedale Niguarda di Milano e quando siamo andati alla visita mi hanno pesato, pesavo 30 kg. Quanto, scusami? 30 kg. 30 kg. E per quasi 1,75 di altezza. E il medico mi disse che stavo morendo, che avevo la possibilità di tornare a casa e morire a casa accudita dai miei genitori, oppure andare diretta in pronto soccorso e venire ricoverata. Oh mio Dio. E lì mi disse di fare entrare i miei genitori. Io non avevo un rapporto buono con mia madre, allora feci entrare solo mio padre. E quando mio padre entrò, il medico gli spiegò la situazione e poi uscimmo dallo studio del medico e facemmo una passeggiata all'interno del parco dell'ospedale di Niguarda, che è un grande parco. Ci siamo attorno a una fontana e lì io gli dissi: papà, vuoi che lo faccia veramente? Perché io non volevo vivere, io volevo scomparire. Quindi volevo tornare a casa e scomparire sul divano. E mio padre mi disse: ti prego, lotta, lotta anche per noi.
E io gli ho detto sì, va bene. E sono andata in pronto soccorso e mi hanno ricoverata in medicina generale per dei mesi, in sedia a rotelle, col sondino, con la nutrizione via parenterale contemporaneamente, con varie flebo, presi 3 infezioni, tra cui lo stafilococco, l'infezione delle vie urinarie, ero molto debole, continuavano a farmi radiografie al cuore, mi avevano detto appena arrivata che avevo 2 giorni di vita. E mio padre mi disse no, ce la puoi fare, e io non ricordo molto, ricordo immagini sfocate, non riuscivo a usare il cellulare perché tenere il cellulare in mano era una fatica, non riuscivo più a parlare, non riuscivo a camminare, venivo lavata a letto, portata in braccio, in bagno dai miei genitori, ero diventata un vegetale. Però ho combattuto e da lì in 2 mesi, 3 mesi sono uscita dall'ospedale di Niguarda a 34 kg per poi passare alla comunità di Villa Miralago, dove non mi sono trovata però poi bene. E alla fine, dopo 1 anno e passa, ho conosciuto il dottor Leonardo Mendolicchio, che mi ha portato all'ospedale di Piancavallo, dove ho già fatto 2 ricoveri e sto aspettando il terzo. E lui è stato un po' il mio salvatore. È riuscito a farmi prendere peso, che purtroppo adesso ho riperso, ma è riuscito a farmi capire molte cose su me stessa, è riuscito a trattare bene la mia malattia, riesce a capire i meccanismi che ci sono dietro. Mi dice ogni tanto, mi dice, tu sei ancora innamorata della tua anoressia. E a volte è vero, perché è un amore-odio, cioè... In che senso, scusa, amore-odio? Odio stare male, odio non avere una vita normale, ma allo stesso tempo non riesco a liberarmi di questo mostro che mi dice non mangiare, oppure vai a vomitare, scompari, dimagrisci, vai sulla bilancia 10 volte al giorno, abusa dei lassativi, di tutto. E non riesco a liberarmene perché da un certo punto di vista io voglio rimanere piccola, è come se io volessi tornare nella pancia della mamma. È una cosa... Una mancanza d'amore. Infatti ho partecipato a un programma, Fame d'amore, e secondo me è proprio il titolo giusto, io ho fame d'amore. Fabrizio, ti vedo particolarmente colpito. Sì, Kevin, perché quella di Elena è una testimonianza molto importante, cioè anche noi siamo abituati ad associare il disturbo dell'anoressia alla volontà ossessiva di corrispondere a un canone estetico di magrezza, ma invece non è così. Io per lavoro ho intervistato molte ragazze anoressiche e devo dire che il comune denominatore delle loro storie è questo bisogno quasi ossessivo di tornare di regredire all'età infantile. È quello che ci stava dicendo. Appunto, infatti. Esatto, infatti è questo stavo notando. E dopo, cioè anche perché adesso ci raccontava Elena che chiaramente lei immagino stia meglio rispetto a quando ha toccato il fondo, un po' meglio immagino che tu stia adesso. Quindi, diciamo che adesso mi reggo in piedi. Ecco, appunto. Ecco, vedi, ad esempio, i traguardi che raggiungono le ragazze come Elena sono quelli un pochettino i traguardi dell'infanzia. Cioè stare in piedi come un bambino, esattamente quelli. I successi delle ragazze che soffrono di anoressia somigliano molto ai successi di un bambino. Stare in piedi, tornare a mangiare. Quindi riporta tutto a quello, alla volontà di regredire all'infanzia. Roselyn, cosa ne pensi, tu che sei anche una mamma? Guarda, io stavo con una parte che ha detto lei, fatto molto molto riflettere, aveva un cattivo comportamento. Quindi, secondo me, tutto va bene.
parte dall'amore che lei non ha avuto. E questo può condizionare il bambino nella vita, che si vuole con l'amore che lei non ha mai avuto. Rosalyn, un attimo che la regia cerca di ripristinarci l'audio. Direttore, si torna a parlare d'amore in questa storia, però è una mancanza d'amore. Una storia, non ho avuto delle storie vissute direttamente, però è una tragedia vera, perché quello, io non ho studiato i problemi dell'anoressia, perché i problemi all'origine dell'anoressia sono tanti, diversi, l'amore che manca, la famiglia che non va bene, cioè, ci può essere tanto. L'unica cosa reale è che è la distruzione fisica delle persone. E forse non si è trovato ancora un modo di intervenire prima che sia troppo tardi. L'anoressia, per quel che mi riguarda, per persone che ho conosciuto, hanno all'origine la mancanza di amore. La mancanza di amore in famiglia, la mancanza di amore esterno, perché poi l'amore vero ti porta alla volontà di vivere, di combattere l'anoressia, di tornare a vivere. E è in lei, che io non conosco, ma la vedo questa sera, c'è, secondo me, il grande amore per la vita, piuttosto bastonato da questa malattia che è terribile. Io non mi ero mai trovato accanto ad una persona anoressica. Devo dire che ne provo un profondo dispiacere. Fate bene voi prendere atto di certi calvari, di certe storie che sono importanti, perché devono far capire agli altri, e soprattutto a chi cura gli anoressici. Ci sono tanti, la medicina fa molto per loro, ma la vera medicina, secondo me, scusate se insisto, è l'amore. L'amore che forse ti è mancato, legato a un atto in famiglia, uno screzio in famiglia, una solitudine. C'è la solitudine, sicuramente la solitudine, che vuol dire amore, che vuol dire anche la possibilità di dire: Dio mio, aiutami. Nel frattempo dovremmo aver ripristinato il collegamento con Roselyn, ma prima c'è la nostra Livia Bulcu, una delle nostre migliori inviate di GoTV, in collegamento da Piazza Duomo. Livia, mi senti? Kevin, buonasera, mi senti? Ecco, ci siamo qui a Milano, in Duomo. Abbiamo fatto questo pomeriggio delle interviste che riguardano un argomento molto importante, attuale, che è quello dell'anoressia. Andiamo ora a guardare le clip. Perché non ti senti a tuo agio col tuo corpo, non stai bene, quindi l'anoressia la vedono come un gioco. Dire: ok, mangio, vado in bagno e vomito, così almeno non assimilo quello che ho mangiato, almeno sono perfetta. Perché? Perché l'ha fatto anche la mia amica. Secondo me sta diventando più una moda. Poi guardarsi allo specchio e dire: io non sono come lei, non ho la cellulite, lei non ce l'ha. Tu hai mai sofferto di disturbi alimentari invece? Sì, ho sofferto, però poi ne sono uscita andando da un nutrizionista, facendomi aiutare da una psicologa, che comunque sia doveva imparare ad accettarmi, perché io sono bella come sono. Cioè, sono me stessa, e se piaccio bene, se no io devo piacere a me stessa. Assolutamente sì. Secondo te, come mai è così diffusa l'anoressia fra gli adolescenti? Penso che ciò che diffonde i disturbi alimentari, in particolar modo l'anoressia, sono i social, perché spingono gli adolescenti ad avere un prototipo di tipo, diciamo, che non esiste, cioè quello che si vede sui social, magari anche photoshoppato e modificato dai video, e quindi gli adolescenti si spingono ad avere un fisico, una tipologia di fisico anoressico, oppure ad essere bulimici. Tu hai mai sofferto di disturbi alimentari? Sì, quando avevo 16 anni. Quando hai disturbi alimentari cadi sempre. La cosa più importante è essere aiutati da medici, essere supportati dalla propria famiglia ed avere la volontà di uscirne, perché non è facile. Mangiava per uno sfogo, per supportare, diciamo, per riempire un vuoto di mancanze affettive, e quindi la colpa la do sempre ai social. Perché abbiamo paura del giudizio delle persone. Magari non ci sentiamo, cioè noi vediamo su Instagram questi modelli che sono tutti perfetti e magari vogliamo essere come loro.
Tu hai mai sofferto di disturbi alimentari? Quando ero piccolo sì, sono stato ricoverato tipo una settimana perché soffrivo di anoressia e poi ci è voluto molto tempo prima che guarissi. Perché da solo non esci, cioè bisogna chiedere aiuto. Certo, ma c'è stato un supporto da parte della tua famiglia, ma anche da parte dei medici, credo, no? Sì, sì, molto, anche da parte dei medici. Poveri adolescenti che hanno questo disturbo, mi spiace per loro. Secondo lei perché avviene? Avviene perché la moda ci fa vedere solo persone che sono di più in più magre, quindi gli adolescenti vogliono assomigliare a quelli che vengono alla moda, quindi smettono di mangiare. Se cambiassero i modelli sarebbe differente. Perché è un disturbo psicologico delle ragazze, che secondo me non hanno un po' più di valori, non hanno dei riferimenti molto stabili, i social hanno un'incidenza notevole sulle ragazze e per cui cerco di raggiungere quei modelli e magari non pensano ad altri, magari altri modi di realizzarsi in modo diverso. Direi che grazie a Livia Bulcu sono emersi diversi punti di vista che magari non avevamo ancora affrontato, uno fra tanti il discorso dei social, dei cattivi modelli a cui spesso i nostri giovani si identificano e soprattutto il fatto che non siano solo le donne ma anche gli uomini a soffrire di questi disturbi, permettimi, posso dire disturbi alimentari, giusto? Sì. Daniele, tu che sei spesso sui social, cosa ne pensi? Dunque, io al giorno d'oggi penso che, come accennava anche il direttore Emilio Fede, mancano le famiglie. Quindi spesso il giovane tende più a fidarsi del giudizio degli altri e dei social e in un mondo, come sappiamo, dove comunque è diffuso anche il fenomeno del bullismo, si dice male degli altri, mentre come diceva un passaggio della Bibbia, che è uno dei miei slogan preferiti, tratta gli altri come tu stesso vorresti essere trattato. Facendo anche uno studio ho notato che nel 2019 secondo un sondaggio, uno studio di Tutto Scuola riportato anche da un quotidiano nazionale, un adolescente su tre nel 2019 è analfabeta funzionale, quindi non sa interpretare alcuna situazione di vita quotidiana. Non solo, perché in questi ultimi giorni un ultimo studio sostiene che un quindicenne su due non capisce quello che legge praticamente, e quindi questo può essere dovuto secondo me anche a un utilizzo non consapevole dei social, in quanto i giovani vogliono imitare quel modello, quel canone estetico di successo, dimenticandosi che la vita è altra cosa. E io faccio un in bocca al lupo alla qui presente, perché penso che con la sua buona volontà, con la sua voglia di combattere, come avveniva anche al mio concittadino Renato Cesarini, che è l'uomo dell'ultimo minuto, che fino in fondo lottava, fino in fondo ce la metteva tutta, anima e cuore, io penso che anche lei potrà uscire da questa situazione e gli faccio un abbraccio in bocca al lupo. Ma infatti lei è qui proprio per questo, non è di certo una persona che vuole lasciarsi andare. Prima ne parlavamo, so che i risultati che hai ottenuto non sono da sottovalutare, giusto? Sì, diciamo che ero migliorata molto quest'inverno e purtroppo nell'ultimo mese ho avuto una ricaduta. E so anche che durante il lockdown non è stato facile. Durante il lockdown ero un vegetale sul divano, impazzivo perché non potevo fare iperattività e per me l'iperattività è un grande problema, io ho bisogno di muovermi, io facevo 30.000-40.000 passi al giorno durante il lockdown, chiusa in casa, impazzivo. E allora andavo con la scusa di fare la spesa, andavo in giro per i vari supermercati, compravo quello, compravo quell'altro in modo di trovare la possibilità di camminare e in più compravo cibo perché la notte non mangiavo tutto il giorno e la notte mi abbuffavo, quindi compravo tanto cibo. Stavo a digiuno tutto il giorno camminando tantissimo, ma tantissimo, e la notte mi abbuffavo, vomitavo, abusavo di lassativi, quindi non trattenevo niente, dimagrivo sempre di più e continuavo così durante tutto il lockdown, fino a quando poi hanno aperto e sono stata ricoverata. Le cose stavano degenerando. Il primo lockdown è stato tragico.
C'era Roselyn che voleva intervenire. Tutto questo, le domande con da vicino, un amico, un papà, una mamma, da perché parla sola. Eri sola in quel periodo? C'era qualcuno accanto a te, chiede la nostra Roselyn. No, ero con i miei genitori. Solo che ero brava a nascondere, a nascondere il fatto che mi abbuffavo la notte, o a nascondere il fatto che se mangiavo un pasto lo vomitavo, a nascondere il numero di pasti che facevo. Ero bravissima a nascondere e loro erano impauriti dall'idea di mandarmi in un ospedale con il Covid che stava scoppiando. Dicevano la portiamo al pronto soccorso, a 30 kg muore. Prende un'infezione e muore, prende il Covid e muore. Quindi erano anche un po' esasperati e non sapevano come reagire, cosa fare. Dopo tanti anni di malattia non sapevano più cosa fare. Elena, tu adesso cosa vorresti fare? Come ti vedi? Come vedi il tuo avvenire, il tuo futuro? Io adesso spero, dopo il prossimo ricovero, di star meglio e di poter viaggiare, perché il mio più grande obiettivo, la mia più grande passione è viaggiare. Ho visto un bel po' di paesi nella mia vita, quando ancora stavo bene, ma c'è ancora tanto che voglio vedere, tanto che voglio fare. Vorrei diventare una graphic designer. Che bello. Poi sono apatica adesso, non mi piace fare niente, non ho passioni, non ho passatempi. Quindi però hai degli obiettivi, e già questo è un buon punto di partenza. Ho degli obiettivi, mi piace stare tra la gente, mi piace parlare, mi piace raccontare la mia storia, vorrei gridare a tutte le ragazze che soffrono di anoressia che si può guarire, che non devono toccare il fondo, perché tutti hanno questo diciamo pallino nel toccare il fondo, devo arrivare a essere la peggiore. Io sono stata parecchie volte purtroppo la più grave nei miei ricoveri e quindi mi ritrovavo ragazze che volevano essere come me, volevano toccare il fondo come l'avevo toccato io, ma non serve. Infatti, perché non arrivi a niente. Io non sono arrivata a niente, ho perso tutto, ho perso i muscoli, ho perso amici, ho perso l'università, ho perso gli anni più belli dell'adolescenza. Ho perso la pallavolo perché giocavo a pallavolo agonistica e ho rischiato di morire, ho fatto soffrire tutti, ho fatto impaurire tutti. Però c'è ancora tanto tempo per riscattarsi, sappilo. C'è ancora tempo. Potresti diventare tranquillamente una testimonial per tante ragazze che non hanno magari la tua determinazione, anche se adesso ci stai raccontando che non hai voglia, non hai stimoli. Però il fatto che tu sia qui, ne stia parlando, diventa, poi mi corregga direttore, magari mi sbaglio, diventa un messaggio sociale abbastanza importante. Devono trovare un motivo di interesse. E il motivo di interesse maggiore è l'amore. L'amore in tutte le sue facce. Quello può aiutarla ad aiutarsi. Ma dopo che in me di questa ragazza colpisce un sacco la consapevolezza. La consapevolezza perché lei addirittura parla di sé, quando stava bene ne parla al passato, dice quando stavo bene, quindi è una presa di coscienza notevole questa, è già un messaggio di speranza e dopo lei è così gracile, così sottile, eppure a considerare lo spessore della sua forza sembra quasi possente, sembra proprio forte e dopo notavo che la gente ha molta paura di chiamare le cose col loro nome, pure tra gli intervistati, vedevo quasi che la parola anoressia rappresenta un tabù. Perché la gente ha paura ad usare questa parola, anoressia, di chiamare le cose col loro nome? Prima il direttore Fede diceva quanto è importante chiamare le cose, rappresentare la verità così per com'è, senza infiocchettarla, nuda e cruda. Soprattutto quando si parla di temi così delicati, per affrontarli è importante chiamarli col loro nome.
In chiusura, cosa vorresti consigliare a tutte quelle ragazze che hanno il tuo stesso disturbo? Cosa vorresti dire? Guarda pure in camera e... fatevi aiutare presto. Non aspettate, non procrastinate, non cercate appunto di toccare il fondo perché non esiste. Essere la più grave non vi porterà a niente, vi porterà a rischiare di morire. Ci sono tante mie amiche conosciute durante i ricoveri che purtroppo sono morte e mi mancano tantissimo e non ce l'hanno fatta e in loro memoria vi dico lottate, chiedete aiuto ai vostri genitori, ai vostri amici, ai medici soprattutto, perché ci vuole un'equipe specializzata per combattere questi disturbi. E non vi arrendete mai, trovate la passione che vi possa tirar fuori da questa ossessione, perché è un'ossessione. Sei una bellissima ragazza, Elena. Hai uno sguardo che sicuramente ha incantato tutti a casa e il tuo messaggio sono certa che non passerà inosservato. Ti facciamo tantissimi auguri e speriamo di rivederci presto. Grazie. Grazie mille. Ringrazio i miei ospiti che invito a restare con noi. Dopo qualche minuto di pubblicità sarà ancora una volta Punti di Vista. A tra poco. Da Chiossone Luxury Watches scegli l'orologio dei tuoi sogni. Troverai la massima qualità, affidabilità e il giusto prezzo. Orologi delle migliori marche e modelli. 35.000 orologi venduti, 14.000 clienti serviti in 15 anni di attività. 24 mesi di garanzia rinnovabile, pagamenti rateali, consegna gratuita in tutta Italia, garanzia soddisfatti o rimborsati. Visita il sito www.chlw.it e scopri tutti i nostri prodotti. Chiossone Luxury Watches, dove il lusso del tempo incontra i tuoi sogni. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Questa qua. Ma che profumo queste farine! Sanno di grano, di pane fresco. Quasi quasi sono buone anche da assaggiare così. Con queste farine posso fare qualsiasi cosa e uscirà una vera e propria bontà. Le farine magiche, quelle che profumano di grano. Rieccoci tornati nuovamente in diretta dopo questa piccola pausa pubblicitaria, ancora qui dallo studio 1 di GoTV per Punti di Vista. Ringrazio ancora i miei ospiti, ma soprattutto ringrazio il nostro caro direttore Emilio Fede, che purtroppo ci deve salutare per un impegno, perché altrimenti... non sarei andato via. Avete affrontato un tema bellissimo, siete bravissimi, cercate di indicare alle persone come vi trovano. Tramite i nostri contatti che compaiono perennemente in sovraimpressione e vi invito a continuare a scriverci e a commentare la puntata anche sulle nostre pagine social. Direttore, ma prima di andare via io sento proprio il bisogno di fare una cosa, chiedo veramente scusa se magari questa mia scena può risultare un po' fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei, direttore, a nome di tutti quei ragazzi che
Vorrebbero essere al mio posto. Prima parlavamo di invidia, mi sento molto invidiato, me lo lasci dire. E ho preparato un piccolo pensierino, che in realtà, direttore, è più che un pensierino, vuole essere una proposta indecente. E quindi chiedo a lei, caro direttore Emilio Fede, vuole prendere me, umilmente, Kevin Dellino, come suo compagno d'avventura per tutte le puntate della nostra trasmissione, finché l'estate non ci separi, direttore. Le ho preparato proprio un microfono quale simbolo di tutto quello che lei ha ancora da raccontare, perché io sono felice e onorato. No. Guarda, la vita ha tante sorprese. Io, arrivando alla mia età, ne ho viste tante, ma di affetto, di gentilezza, di argomenti trattati veramente come un fiorellino, come questo non ho mai visti, ve lo dico sinceramente, e faccio gli elogi, qualcuno mi capisce, i tecnici sono magici, e voi avete fatto una cosa molto bella. Vi dirò che vorrei tornare, però siccome io sono claudicante per una brutta caduta, dalla quale sto guarendo, ho l'ortopedico che mi aspetta. Vi voglio bene, sono stato emozionato, la storia di quella ragazza anoressia mi ha portato indietro di tante persone che ne soffrono. Bravi, complimenti. Grazie, grazie complimenti. Mille. Quindi è un sì, direttore? Eh? È un sì? È un sì totale. Wow! È un sì totale, totale. Devi spiegare mille. Come ti devono trovare sulle reti. Assolutamente. GoTV, sia su Instagram che su go-tv.org per seguirci in tutto il mondo. Quindi, mi raccomando. Grazie, da direttore. Quando? Da stasera? Da questa sera. Da questa per sera. Sempre. GoTV, mi raccomando. Però te lo dico con gioia. Ti abbraccio, guarda. Grazie, ti voglio molto bene. Grazie con infinite. Tanto cuore e tanta stima. Ma veramente, grazie infinite. Sei in ginocchio, lo sono anch'io la sera, di fronte a Dio. Conosciamo anche la sua vicinanza alla fede, tra l'altro notavo anche il suo crocifisso che tiene gelosamente nascosto, perché non vuole insomma strumentalizzare come magari potrebbe pensare qualcuno. Noi la ringraziamo di cuore. Sai che ti dico, io la sera quando guardo le stelle riesco e guardo attraverso le dita e sono sicuro che fra quelle vedo anche mia moglie. Ne siamo sicuri. Grazie Emilio Fede, grazie mille. Ci rivediamo lunedì, direttore. Intanto ho qualcosa di importante da dirvi e un amico da presentarvi. Da Chiossone Luxury Watches scegli l'orologio dei tuoi sogni. Troverai la massima qualità, affidabilità e il giusto prezzo. Orologi delle migliori marche e modelli. 35.000 orologi venduti, 14.000 clienti serviti in 15 anni di attività. 24 mesi di garanzia rinnovabile, pagamenti rateali, consegna gratuita in tutta Italia, garanzia soddisfatti o rimborsati. Visita il sito www.chlw.it e scopri tutti i nostri prodotti. Chiossone Luxury Watches, dove il lusso del tempo incontra i tuoi sogni. Rieccoci tornati dopo questa pausa pubblicitaria, amici di Punti di Vista. In questo momento, prima di entrare nel vivo del talk, voglio presentarvi uno dei nostri ospiti, che è anche un nostro amico e che ci parlerà di luxury. Diamo il benvenuto a Giulio Chiossone. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto Giulio, ho fortemente voluto la tua presenza perché spesso ci capita di parlare di investimenti e al giorno d'oggi questa parola spesso spaventa soprattutto i giovani, sia perché non abbiamo tante disponibilità economiche e anche perché spesso e volentieri ci capita di commettere degli errori. E allora, proprio per evitare questo, ho voluto chiedere a Giulio di intervenire nelle nostre trasmissioni per darci dei consigli. Partiamo proprio dal tuo personaggio, dalla tua storia. Beh, anch'io ho fatto qualche errore in vita mia. Siamo chiari, dice... perché non vorrei sembrare quello perfetto, invece no. Però sbagliando si impara, e esatto. Allora uno acquisisce un po' di esperienza e magari può dare qualche consiglio per evitare che gli altri sbaglino. Tutto qui, niente, nessun segreto, solo un po' di esperienza, anzi per certi versi tanta esperienza, perché quando parli di alti valori ci vuole grande esperienza, ci vuole, bisogna averne viste tante, proprio perché gli ostacoli, le insidie sono dietro ogni angolo. A proposito di esperienza, parliamo di antichità Chiossone, un nome che è una garanzia da tantissimi anni.
tante persone si sono rivolti negli anni a questa azienda e hanno ottenuto dei grossi risultati. Molti di questi clienti sono anche amici. Assolutamente sì, noi operiamo da oltre 15 anni e da antichità che è rimasta il nome sociale e tutto quanto, siamo usciti ormai nell'evoluzione con un nuovo nome commerciale, ovvero Chiossone Luxury Watches, proprio perché adesso abbiamo spostato completamente il nostro obiettivo sull'alto orologeria. E a proposito di questo, io vi mostro il mio polso, che è assolutamente nudo, perché mi è capitato, Giulio, ne parlavamo prima, telecamere spente, più volte di essere incuriosito da programmi piuttosto che anche da amici che mi consigliavano un orologio in particolar modo. E oggi l'orologio è veramente uno status symbol, un qualcosa che rappresenta molto anche non solo l'immagine, ma soprattutto il carattere, quindi spesso diventa difficile scegliere. Per questo molto difficile, e io ti faccio compagnia. Oh. Perché? Perché? Perché odio essere etichettato, e per uno che fa il mio lavoro, in base a quello che metti, un'etichetta te la cerchi tu. E allora evito. E dall'altra parte perché voglio essere un attimino, tra virgolette, di esempio, nel senso che se vuoi fare un investimento, per esempio in orologi, difficile poter pensare di comprare l'orologio che ti piace e di pensare anche di guadagnarci. Devi comprare l'orologio che performa bene sul mercato, che studiando un attimino gli andamenti e le tendenze può darti maggiori garanzie per avere un determinato risultato. Questo probabilmente non sarà il tuo orologio preferito a livello di gusto, ma se investimento deve essere, giusto che sia così. E quindi io adesso compro gli orologi per le mie bambine, pensando al loro futuro, e compro orologi che non indosso. Tutto qui. Ma è vero che gli orologi sono un po' come le ciliegie, cioè uno tira l'altro. Sì, 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 vero. Un po' come tutte le passioni, però, nel senso che se ti viene il desiderio, inizi a studiare, inizi ad approfondire, inizi a guardarti intorno, troverai sempre qualcosa che ti piace un po' più di quello che già hai, troverai sempre la novità che ti permette di completare il tassello della collezione, insomma, troverai sempre un buon motivo per comprare un altro orologio. Una domanda alla Marzullo, me la permetti? Certo. Se la vita fosse un orologio, quale sarebbe? La mia? La vita in generale. Ah, se la vita fosse un orologio, io penso che sarebbe probabilmente un Cartier. Wow. Perché io intendo la vita come qualcosa di bello, di affascinante, di elegante e di esclusivo, nel senso che non deve essere elitario, ma deve essere qualcosa di altamente ricercato, altamente desiderato. Visto che la vita è il dono più bello che abbiamo, dobbiamo desiderarla, dobbiamo ricercarla nella sua intimità, nella sua essenza. E a questo punto la stessa domanda la giro a voi, cari amici in ascolto. Se la vita fosse un orologio, secondo voi, quale sarebbe? Ci sono dei contatti, insomma, l'impressione, quindi potete farci sapere la vostra oppure visitare i canali del nostro amico Giulio per scoprire, come in questo momento stiamo ammirando in questi monitor, nei monitor, tanti tipi di orologi, perché ci sono tanti modelli diversi per tutti i caratteri, per tutte quelle persone anche più particolari o che magari sono alla ricerca di qualcosa di differente, ecco, da quello che può essere il solito quadrante piuttosto che cinturino. Io personalmente ho già le idee confuse, caro Giulio, non saprei da dove iniziare, quindi vogliamo ricordare ai nostri amici dove eventualmente si possono affacciare? Sì, noi abbiamo un sito chlw.it e CHL sta per Chiossone Luxury Watches, e canale YouTube che si chiama uguale, sui social, quindi Instagram, Facebook, e si chiama sempre nella stessa maniera. Sono sicuro di avervi incuriositi e strappo questa promessa a Giulio di ritornare anche la prossima settimana. Con piacere. Abbiamo voglia di scoprire insieme a voi anche nella maniera più sicura come investire, quindi cercheremo di darvi anche dei consigli e magari anche di metterli in pratica.
Nel frattempo Giulio, rimani con noi perché la trasmissione continua. Tra pochissimo parleremo di questo. Marilyn Monroe cantava: i diamanti sono i migliori amici di una ragazza. Ma la diva platinata non avrebbe mai immaginato che, per le generazioni a venire, le pietre di cui decantava la bellezza avrebbero potuto costituire molto più di un semplice ornamento da comprare in gioielleria. Attraverso un processo noto come diamantificazione delle ceneri, è infatti possibile trasformare i propri defunti in un prezioso da portare al dito, al collo o al polso, sotto forma del minerale più seducente di tutti, il diamante. Quello ricavato dalle spoglie di un defunto è un diamante vero e proprio ed ha le stesse caratteristiche fisiche, chimiche ed ottiche delle pietre naturali, solo che viene replicato in laboratorio. Impossibile tralasciare le implicazioni morali dinanzi alle quali i più bacchettoni potrebbero storcere il naso, ribattendo che è eticamente sbagliato fare dei propri congiunti un oggetto utile a ribadire il proprio status. Ma dopotutto anche le piramidi degli antichi egizi erano mausolei funebri che miravano all'ostentazione di prestigio ed opulenza. E voi trasformereste mai vostro nonno in un gioiello da esibire? Ebbene, la morte è un argomento che di solito spaventa, ma in questo caso diventa piuttosto affascinante. Ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti. Daniele Bartocci è rimasto con noi, giornalista, come anche Fabrizio Maria Barbuto, giornalista, opinionista televisivo. Il mio caro amico Giulio Chiossone, eccolo qui collegato con noi. Ciao Giulio. Buonasera. Ciao. Buonasera a Roselyn Mirialacchi, oggi non riuscirò mai a pronunciare il suo nome perché è un trip alla lingua. Roselyn, mi senti? Sì, momento, Mi tiri le orecchie, Roselyn. E parleremo di questo argomento proprio con la protagonista di questo blocco. Ve la presento, Cristina Sponza. Ciao, Cristina. Ciao a tutti. Buonasera, Cristina. Eccoci qua. Dal servizio che abbiamo visto già si capisce qualcosa. Parliamo della diamantificazione delle ceneri. Cos'è nell'esattezza? Esatto, noi trasformiamo le ceneri di cremazione, o meglio il carbonio estratto dalle ceneri di cremazione, in diamanti. I diamanti in natura sono costituiti da carbonio e quindi, per quanto possa sembrare bizzarra come affermazione, noi siamo in grado di estrarre il carbonio dalle ceneri e poi replichiamo in laboratorio quello che la natura fa in milioni di anni. Lo replichiamo in alcuni mesi alle stesse condizioni di temperatura e di pressione. E pian piano, nel corso delle settimane, gli atomi di carbonio si aggregano tra di loro e formano il diamante. Quindi quando il procedimento è finito, noi apriamo il macchinario, che è essenzialmente una grande pressa, e troviamo un diamante grezzo, come averlo trovato in miniera. E così lo consegniamo ai familiari, oppure lo consegnare anche tagliato, ma insomma alla fine in tutto e per tutto quella è una sepoltura. L'urna a quel punto non c'è più e una persona può tenere sempre con sé il diamante del proprio caro. Giulio, cosa ne pensi tu? Onestamente non ne ero a conoscenza, ma la trovo una grande idea, perché quando ti viene a mancare una persona cara è un momento molto triste . È importante trasformare un momento del genere in qualcosa di bello, perché alla fine noi dobbiamo ricordare il bello della gente che non c'è più, e quindi avere anche, tra virgolette, un oggetto bello per antonomasia, penso sia veramente un'ottima idea, quindi complimenti. Ma come nasce, Cristina, questa idea? Come, da dove parte? Tutto nasce in Svizzera nel 2004, dove si trovano i nostri laboratori. Al Politecnico di Zurigo stavano facendo delle ricerche, un ricercatore russo, proprio sulla possibilità di trasformare il carbonio di origine organica in diamanti. Ora, i diamanti sintetici si fanno per motivi industriali già dagli anni 50 in America. Il passo avanti, l'evoluzione è stata quella di poter fare il diamante anche da carbonio di origine organica. E nel momento in cui un giovane studente di economia ha sentito parlare di questa possibilità, ha contattato, insieme al suo professore
di economia, questo ricercatore russo, all'interno dello stesso Politecnico, e da lì è venuta l'idea di applicare la stessa procedura anche al carbonio estratto dalle ceneri. Così è stato, è stata costituita da prima una startup, poi è diventata una società di successo che ha iniziato il suo lavoro prima nei paesi di lingua tedesca, quindi Germania, Austria, Svizzera stessa, e dopo in breve si è espansa in altri paesi. In Giappone ha avuto subito grande successo e in Europa, in Spagna, in Italia siamo arrivati già a fine 2008 e pian piano, superando ovviamente alcuni limiti, alcune barriere culturali, alcune resistenze, questa pratica è sempre più richiesta anche nella nostra penisola. Per gli amici che si fossero collegati solo in questo momento, stiamo parlando di un argomento abbastanza alternativo. Parliamo della diamantificazione delle ceneri, quindi la domanda nasce spontanea. Portereste magari al dito un vostro caro defunto? Daniele? Ma io penso sia una valida alternativa alle più tradizionali tecniche di sepoltura. Quindi se una persona che ha conosciuto bene il defunto sa che quel defunto magari è un tipo brillante, solare, lucente e non ama il buio, secondo me questa del diamante potrebbe essere una buona idea. Una giusta idea. Ci vuole anche dei soldi da spendere, perché da quanto mi risulta si va dai 2.000 fino ai 30.000. Sui 2.000, 4.000... Siamo là, alla fine i funerali oggi... No, nel senso comunque sia... Potrebbe essere un investimento che non tutti magari possono permettersi, perché se non sbaglio 30.000 euro per due carati e 14-15.000 euro per un diamante da un carato. Quindi i costi sono piuttosto elevati, comunque si sono, come dicevi tu, si sono adattati al momento storico anche piuttosto difficile, no? A livello di congiuntura economica. Quindi secondo me molto dipende dal tipo di persona che avevamo noi, che abbiamo noi nel nostro cuore, e se vogliamo un diamante, il cosiddetto diamante eterno, un diamante che vale per sempre, anche una collana magari, non semplicemente certo, un anello, sì. Potrebbe essere una valida alternativa della dimensione che vogliamo noi, del taglio che vogliamo noi. Il colore che io sappia non si può scegliere, poi sicuramente gli esperti lo sanno meglio di me, perché dipende dalla composizione delle ceneri, quindi non possiamo stabilire se come diciamo viene. Correttamente, Cristina? Sì, esatto. Noi garantiamo come società svizzera, i nostri laboratori ricevono ceneri da tutto il mondo, e garantiamo che non vengono aggiunti additivi, quindi il diamante viene fatto esclusivamente con il carbonio estratto dalle ceneri. Succede che nel nostro corpo è presente anche un altro elemento chimico, che è il boro, e alcuni atomi di boro rimangono legati assieme agli atomi di carbonio, e sono questi atomi di boro che danno una sfumatura blu, che da persona a persona può essere più o meno intensa. Quindi ogni diamante, senza che noi lo possiamo prevedere, può assumere una sfumatura di blu più o meno intensa, si può andare dal bianco trasparente al blu intenso. Ed è una sorpresa, e questo garantisce anche unicità a ciascun diamante, come è stata unica ogni persona quando era in vita. Rosalyn, tu cosa ne pensi? Rosalyn, non c'è. Fabrizio. Allora, intanto Kevin, lasciami dire che io la considero un'intuizione formidabile, perché tra l'altro ci fa sentire in sintonia con l'universo, ci ricorda che in corpo conserviamo tutti alla fine i minerali e quell'universo ha pensato, e possiamo anche trasformarci in qualcosa che l'universo stesso ha creato, un diamante ad esempio. Anche perché la signora Sponza mi correggerà se sbaglio, ma io penso che questi sono processi che alla fine potrebbero anche avvenire in natura, cioè chi potrebbe escludere che il nostro corpo tra qualche millennio non si trasformi proprio in un diamante? Semplicemente in laboratorio loro accelerano questi processi. E dopo avevo un paio di domande da fare alla signora Sponza. Allora, intanto volevo sapere se i diamanti conservano il DNA del defunto. Ah, però. E dopo volevo anche chiederle se a parità di caratura i diamanti che troviamo in gioielleria hanno lo stesso valore dei diamanti che ricavate in laboratorio. Allora, il DNA non è presente, pressoché viene distrutto già con la cremazione, salvo in alcuni frammenti ossei che magari non si bruciano. E quindi sicuramente poi nel diamante invece non c'è traccia di DNA, c'è solo il carbonio e qualche atomo di boro che rimane intrappolato.
Per quanto riguarda il processo, è un processo costoso, le macchine sono importanti e costose, e quindi questo incide sul costo finale del diamante. Diciamo che a parità di caratteristiche, un diamante acquistato in gioielleria probabilmente costa un po' di meno, costa un 30% in meno circa. Addirittura. Però dobbiamo tener conto che un diamante come questo, il diamante della memoria, ha un valore affettivo incommensurabile. E quindi il valore di mercato è poco rilevante, ecco. Giulio, pensi che questa tecnica possa in un certo qual modo creare problemi alla gioielleria contemporanea, quella a cui siamo abituati, a quella tradizionale, chiedo scusa? Ma no, assolutamente. Anzi, si usa da sempre avere il gioiello del papà, della mamma, del nonno e portarlo con sé. Magari fare un diamante dalle ceneri è un'ottima idea, ma questo nulla toglierà a un mercato che quello della gioielleria, che segue mode, segue altre logiche. Quindi assolutamente no, non sono in conflitto secondo me. No, perché io ero abituato all'idea, no, di quando ero bambino, quando perdevo qualche dentino, c'era mamma che lo portava dall'orafo, gli faceva fare il cappuccetto e diventava un pendente, poi da rifilare alla nonna, alla zia in occasioni speciali. Ma questa delle ceneri in realtà, della diamantificazione delle ceneri, è qualcosa di veramente originale. Fabrizio, avevi altre domande da porre? Sì, volevo chiedere, allora, nel caso in cui i congiunti di un defunto volessero avere tutti quanti qualcosa da conservare, come si metterebbero d'accordo? Cioè, si possono ricavare più preziosi da un unico defunto? Sì. Sì, sì, è possibile, anzi addirittura abbiamo previsto dei pacchetti agevolati proprio per le famiglie, e quindi si può fare più di un diamante da un'urna, anzi in Italia viene richiesta spesso questa possibilità, perché magari sono più fratelli, più figli, e quindi ciascuno vuole tenere con sé un diamante, e quindi lo possiamo fare. Ah, e un'altra cosa, volevo chiedere anche, ma nel caso in cui una persona sia deceduta... Io li sento. Dico, nel caso in cui una persona sia deceduta prima di questa intuizione, è possibile magari ricavare un diamante anche dalle sue ceneri? Cioè, in quel caso sarebbe... voglio dire, bisognerebbe mettere in campo... Bisognerebbe mettere in campo magari l'esumazione della salma, voglio dire. Cioè, è possibile ricavare un diamante da qualcuno che sia morto 30 anni fa, per dire... È possibile, lo possiamo fare anche a distanza di decine di anni, non c'è nessun problema, per voi si conserva, e lo possiamo fare sia in caso di ceneri conservate a casa oppure tumulate in cimitero, oppure lo possiamo fare anche quando viene riesumato un corpo, poi magari successivamente cremato, e quindi poi si portano le ceneri in Svizzera. Cioè, ad esempio, io ho una ciocca di capelli del mio bisnonno, posso ricavare un diamante? È possibile farlo anche dai capelli, certo, ottima intuizione. I capelli contengono molto carbonio, e quindi addirittura basta solo 5 grammi di capelli o di peli del corpo per poter fare un diamante. Certo, il significato di sepoltura magari viene un po' meno rispetto alle ceneri, comunque è possibile. Cristina, scusami, ma anche animali o solo umani? Sì. Lo facciamo anche con gli animali, utilizziamo un marchio commerciale diverso, Starfides, ma la procedura è analoga. Volevo sentire Roselyn, se l'abbiamo recuperata. Abbiamo problemi con il collegamento, Daniele. Mi dica se sbaglio, questa della diamantificazione sta diventando un buon modello di business, perché mi risulta che, leggevo che il volume d'affari è intorno ai 7-8 milioni, con un centinaio di diamanti prodotti proprio per il popolo italiano, e mille ordini annui di questi diamanti. Pensa, magari metterà in difficoltà le pompe funebri. Come business ci siamo, penso. Come costi invece, come stiamo? Quanto costerebbe? L'abbiamo detto prima, mi pare, no? Allora, si parte da circa 4.000 euro per un quarto di carato, che comunque non è piccolissimo, fino ad arrivare a circa 20.000 euro.
La grandezza dipende dalla, cioè il costo dipende dalla grandezza del diamante che si vuole ottenere, perché per far diventare più grande un diamante dobbiamo farlo crescere in più tempo e questo incide sulla produzione, perché una macchina fa un diamante alla volta. È un costo sicuramente importante, però se lo pensiamo paragonato ad una sepoltura tradizionale in cimitero, con la tomba, la lapide, i rinnovi pluriennali, alla fine siamo lì, o anzi addirittura il diamante è più economico rispetto ad una sepoltura tradizionale in cimitero. E poi il diamante viene un po' anche incontro alle esigenze della modernità, dello spostamento, del cambiare luogo di vita, dello spostarsi per lavoro. E quindi si può rinnovare quell'approccio con chi non c'è più, la commemorazione, il ricordo di chi non c'è più, significato che una volta ricopriva il cimitero, che magari oggi invece per motivi culturali, di spostamento, di modernità, il cimitero non è più in grado di garantire. E quindi il diamante è una forma di sepoltura innovativa, ma risponde ad un bisogno molto antico, appunto quello della commemorazione e della condivisione del lutto. Ed è diventato legale, se non sbaglio, nel 2009 in Italia, perché lo si voleva far passare questa diamantificazione come vilipendio di cadavere. Quindi poi le autorità politiche si sono messe d'accordo e dal 2009 in Italia è una pratica legale. Nonostante quando poi il diamante entra in Italia è sottoposto, come si fa sempre, a degli oneri, dei dazi doganali ovviamente. Grazie Daniele, grazie mille. Cristina, grazie per averci illustrato di questo tema che ha scaturito anche sui social, mi comunicano dalla regia tanti commenti e tanti favori. Giulio, tu che conosci il mercato, quindi ci dai la garanzia che questa cosa secondo te andrà ancora oltre? Ma il mercato, ripeto, a mio parere non verrà influenzato, parlo del mercato della gioielleria, non verrà influenzato da questa iniziativa che, ribadisco, trovo molto molto carina e anche intelligente. Quindi rinnovo i più sinceri complimenti alla signora e a chi ha avuto l'idea come azienda. Per la gioielleria andremo avanti per la nostra strada tranquillamente e serenamente. Alla grande. Giulio, ci rivediamo la prossima settimana, promessa, me l'hai promesso. Grazie. Ciao. A Giulio Chiossone, grazie al nostro Fabrizio Maria Barbuto, grazie a Daniele Bartocci, grazie a voi, grazie a Roselyn Mirialachi e soprattutto grazie a Cristina Sponza per aver partecipato. Ringraziamo ovviamente il nostro grande direttore Emilio Fede. Io personalmente voglio ringraziare il nostro direttore di GoTV Riccardo Scarlato, tutta la squadra tecnica, la produzione e tutti i ragazzi che hanno reso possibile questa prima puntata di Punti di Vista. Se vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, ditelo a tutti. Se non vi è piaciuto, ditelo a me. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Chiossone Luxury Watches, dove il lusso del tempo incontra i tuoi sogni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Le farine magiche, quelle che profumano di grano.